Oh, mamma. Che trappola. La casa sulla roccia, Tina e Claudio prima. Ci troviamo ai piedi, ecco, dell'Etna, nella terra delle fragole. Sono parroco da 8 anni di questa bellissima e meravigliosa ecocomunità, composta da bambini, da giovani, da adulti ed anziani. Una grande famiglia dove tutti, ecco, custodiscono l'unità. La parrocchia è un luogo dove ci si incontra, dove si resta in comunione di intenti, dove, ecco, si parla del più e del meno, dove si realizza il sogno di Gesù di essere una cosa sola, un sol corpo e una sola anima. In chiesa si entra per pregare e si esce per amare. La missione di tutti i battezzati in Cristo Gesù e in modo particolare di noi presbiteri è di amare. Amare innanzitutto significa ascoltare, significa comprendere piuttosto che essere compresi, perdonare fino a 70 volte 7, significa, ecco, essere resistenti e resistibili anche nelle difficoltà e nelle prove, perché ciò che deve vincere è l'amore. C'è questo dialogo schietto e così sincero, non ci sono dei muri tra il parroco e i fedeli, tra i fedeli e il parroco. C'è molto dialogo, e il parroco corregge liberamente, ma anche i fedeli correggono il proprio parroco. E quindi c'è questa intesa, c'è questa comunione, ecco, tutti perseguiamo un'unica via, la via del Vangelo, la via che porta a Gesù Cristo. Il ritiro di Quaresima ancora non c'è stato. Appena ho indicazioni, ve lo dico. E poi ci dobbiamo preparare per la GMG. Sì, avete pensato a fare qualche sorteggio? Perché casomai, ecco, vi inserite nella diocesi, in un pullman della diocesi. A livello di associazione? Sì. Chi deve partire? Tra di noi. Quanti ne devono partire? Esatto. Ah, ecco. Io direi, allora, per me tutti, ecco. Per me tutti, ma se c'è andato tutti vengo anch'io. Il parroco di Maletto non è solo, è accompagnato dalla corresponsabilità di tutti i fedeli. E quando dico corresponsabilità non parlo di collaborazione. Io tengo a non servirmi, ecco, dei miei fedeli, ma di dare a loro la possibilità di esprimersi, cioè di mettere in gioco i loro talenti, i loro carismi, perché credo nell'azione dello Spirito Santo, nell'azione di Dio, che realizza grandi cose anche attraverso l'umano e soprattutto nell'umano. Io non ho sempre frequentato la chiesa. C'è stata una prima parte della mia vita nella quale sono cresciuto, diciamo, con il don della parrocchia di Maletto, e per un periodo mi sono allontanato per poi ritornare, ma non è stato forse un ritorno, è stato più un richiamo. C'è stato il periodo bellico, diciamo, il periodo in cui mi riconoscevo nel voler fare il rambo della situazione. E, sempre mosso, comunque, devo dire, dalla voglia di combattere le ingiustizie che ci sono intorno a noi, però probabilmente era il modo sbagliato. Comunque mi sono arruolato volontario nei paracadutisti e poi nulla, poi ho capito che non era quella la strada giusta.
quando ho incontrato la prima volta Claudio, mi ha colpito molto il suo modo di fare. Una volta in un che ci siamo incontrati per cenare insieme, si parlava di famiglia e io ho esordito: non credo nella famiglia. Poi successivamente, insomma, era una sorta più di ribellione che di fronte a quello che avevo vissuto che altro, perché poi quello che è nato successivamente, dico sempre che il Signore ha fatto in modo che ci incontrassimo nelle nostre vite. Ma perché siamo sempre in ritardo? Ah? Scusami, se tu cerchi di uscire prima... Ah no, vabbè. Oh no, vabbè. Sei arrivata tardi, tu posso fare io. Uno lo può vedere migliaia di volte. È sempre un'emozione, quando no, esce no, Lette, e guarda questo no, sì. spettacolo. È bellissimo. Meraviglioso. È meraviglioso. Sicuramente la nostra famiglia oggi si fonda sulle fondamenta del Signore, perché non potrebbe essere altrimenti. Per tante cose che abbiamo vissuto e sono delle fondamenta così forti che potrebbe anche arrivare un terremoto, potrebbe tremare la casa, ma sicuramente non crolla. Uno dei tanti terremoti che sono arrivati nella nostra coppia è quello sicuramente di non sono arrivati dei figli. E naturalmente i primi anni sono stati veramente difficili. Io mi ricordo tante di quelle volte che avevo un tu per tu col Signore dicendo: guarda, veramente sto male, mi fai male, ma perché? Domande continue, cose. E deve passare del tempo. Deve passare del tempo in cui prima c'è la rabbia, poi c'è silenzio. Ti senti anche molto sola, perché dici nessuno può capire quello che stiamo passando, perché comunque non è solo per la donna, è anche per l'uomo, è la stessa cosa. E quindi ti senti sola, nessuno dice può capirti, può comprenderti. Poi piano piano, quando è vero che devi far uscire fuori il dolore, e se ti affidi veramente al Signore, dopo il dolore Lui ti va a colmare dentro. E piano piano tutto si dissolve. Oggi anche forse il discorso di poter fare il catechismo con i bambini, anche quello, forse proprio perché non siamo stati genitori, voler trasmettere dell'amore in un altro modo verso dei bambini, e il tutto poi diventa anche semplice da poter testimoniare. Guarda, ci sono quei delinquenti, guarda tutta la ciurma dei ragazzi del catechismo. Aspetta che li becchiamo, aspetta. Io non ho mai deciso nulla, anzi, se rivedo il mio percorso di fede, non ho mai fatto quello che volevo e mi sono ritrovato in mezzo alle cose. Così come per questo percorso che ormai è iniziato da 2 anni, che è del diaconato permanente. Quando Padre Salvo e anche un altro sacerdote mi dissero che era il caso che prendessi in considerazione questo percorso, sì, l'ho accolta in qualche maniera quella richiesta, però ho riscontrato difficoltà, nel senso che Tina ha posto subito il veto, Tina si è opposta immediatamente. Eravamo appena usciti da messa e nel cortile antistante la chiesa uno dei ministranti, mentre parlava con lei a qualche passo di distanza da me, e le disse: ma io vedo tuo marito, ma perché non fa il prete? Ma lei disse: ma lui non può fare il prete perché è sposato. Ma può fare forse il diacono? Sì, perché non fa quello? Quando lei mi raccontò la cosa in macchina mentre stavamo tornando, io rimasi: e tu cosa ne pensi?
E io di fronte a questo io non posso più dire di no, dice vai. Perdonate, ma ci sono stato. Ma ora tra una cosa e l'altra, dico, per sabato sera ci siamo, sì o no? Sabato sera, pomeriggio. Pomeriggio. Al catechismo. Ah, sì. Certo. Oh no, Anto, ci siamo domenica. Sabato. E mi sono confuso perché io praticamente è da una giornata che non connetto. Ogni tanto anche lui non capisce le cose, Francesco. La comunità parrocchiale oggi per noi è una seconda famiglia. Una famiglia imperfetta? Sì. Una famiglia con tante cose che non vanno? Sì. Ma una famiglia dove c'è il Signore, dove c'è la presenza di Dio e dove il Signore ci chiede di fare qualcosa.